Aveva 72 anni ed era di Moiano, madre del sindaco Giacomo Bonanno. Era ricoverata dallo scorso 24 settembre all'ospedale Rummo di Benevento perché positiva al Covid-19. Terzo decesso nel Sannio dall'inizio della seconda ondata della pandemia, dopo la morte di madre e figlio di Torrecuso. Ma il quarto avvenuto al Rummo, dove il 20 settembre era morta anche una 81enne di Secondigliano. Continua intanto ad aggravarsi il bilancio dei positivi nel Sannio, con 9 contagi in più che hanno fatto sforare quota 200 positivi. Siamo pronti ad affrontare al meglio quest'ondata, che comunque preoccupa, spiega il direttore dell'azienda ospedaliera San Pio, che annuncia anche nuovi posti letto. Noi abbiamo 50 posti che abbiamo a disposizione, abbiamo messo per i ricoveri in questo periodo di pandemia. E ci stiamo muovendo anche per portarli a 60 posti. Nel frattempo abbiamo 19 ricoverati. In terapia intensiva dovremmo avere 2 persone in questo momento, poi il resto l'abbiamo tra la subintensiva e la degenza. Noi come ospedale non abbiamo mai abbandonato l'area Covid. In questo momento l'abbiamo rinforzata e noi ci auguriamo che non venga nessuno in ospedale. Ma se dovesse venire, noi ci siamo. Intanto per lunedì il prefetto di Benevento, proprio a causa dell'impennata dei contagi, ha convocato il Comitato Coordinamento dei Soccorsi, una unità di crisi che si riunisce quando vi sono situazioni di emergenza che richiedono l'apporto di più istituzioni e quindi la necessità di un coordinamento.